Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grounded Italia. Anche oggi siamo con il nostro appuntamento settimanale, però oggi facciamo qualcosa di diverso dal solito perché andiamo a vedere come sconfiggere la Broodmother e passare una serata divertente con i vostri amici proprio andando a combatterla, ma con delle cose un po' particolari. Io ho registrato un video dove insieme ad alcuni compagni sono andato ad affrontarla in una lobby personalizzata, dove praticamente avevamo impostato che tutte le ricette fossero craftabili e ci siamo costruiti per bene tutto quello che ci serviva. Abbiamo naturalmente lasciato comunque il danno al personaggio, giusto per mantenere almeno un pochino di difficoltà per riuscire a combatterla e sconfiggerla, altrimenti sarebbe stato veramente troppo facile. Però devo dire che è stato veramente molto divertente, soprattutto perché poi sfocia tutto in un combattimento tra compagni. E quindi, se volete passare una serata un po' diversa dal solito e non andare a craftare, visto che comunque ormai siamo vicini al prossimo aggiornamento e ciò che c'era da fare nelle nuove zone, penso che l'avrete completato un po' tutti, ho pensato di fare qualcosa di nuovo per cambiare un po' e divertirsi in una bella serata. Quindi ora vi lascio un po' al video per vedere cosa abbiamo combinato e ci vediamo poi alla fine.
Eccoci tornati insieme. Come avete visto, è stato tutto molto divertente, soprattutto perché diventa una sassaiola infinita di bombette esplosive. Sono esplosioni a destra e a sinistra. Devo dire che comunque, nonostante tutto, il boss, la Broad Mother, non è proprio così semplice da sconfiggere neanche in questo modo. Anzi, ci sono volute veramente una marea di bombe di esplomelma per sconfiggerla. Oltretutto, mantenendo il danno al proprio personaggio, bisogna anche stare un po' attenti a dove si lanciano le bombe, perché ad esempio quelle appiccicose si attaccano ai compagni e li fanno esplodere e naturalmente scoppia l'ilarità di tutto il sistema di gioco che ci siamo un po' inventati. Però, ripeto, se volete passare una serata divertente, questo sicuramente vi farà fare quattro risate assicurate. Io anche per questa settimana ho finito, ragazzi. Vi ringrazio. Vi ricordo di controllare in descrizione del video per seguirci su tutti i nostri social, unirvi al nostro canale Discord oppure al nostro gruppo Facebook per ricevere tutti gli aggiornamenti che riguardano questo bellissimo gioco. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!